Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi in questo video vi faccio vedere uno svuota la spesa che secondo me non mi vedrete mai fare, perché è un negozio che non frequento di solito, ma dato che ero a Foggia ci sono passata da vicino all'Eurospin, quindi ho detto dai, mi fermo, andiamo a vedere cosa c'è. Questo andiamo a vedere cosa c'è, mi ha costato 23 euro. Dov'è lo scontrino? Ecco, ho speso 23,76. Eccolo qua. Non dovevo prendere niente, dovevo fare giusto un giro per vedere cosa c'era e poi mi sono lasciata andare. Allora, iniziamo subito. Non ho visto nessuna recensione su tutta la spesa, sono andata lì e ho visto cosa c'era. Nulla, devo dire che i prezzi sono più o meno simili a quelli di Lidl. Su certe cose si risparmia, su altre no, io non trovo differenza tra Lidl e Eurospin. Secondo me sono più o meno allo stesso piano perché ormai è tutto aumentato. Però qualcosa l'ho trovata, ho trovato cose che da Lidl magari non ci sono e vi faccio subito vedere. Allora, ho preso questi qua, gli assorbenti, due pacchi, questi qua sono per la notte, e sono 20 e sono di questa marca qua, Fior di Magnolia, ed erano in offerta a 1,19 euro. Ho preso due pacchi perché dai, sono in offerta e almeno li voglio provare. Poi, sempre riguardo gli assorbenti, vediamo, ho preso uno e due. Questi secondo me c'è risparmio perché ne sono 28 e sono quelli con le ali, sono per il giorno, sempre della stessa marca di prima. E questi li ho pagati, assorbenti giorno, 1,50 euro. Quindi direi che il risparmio c'è. Quindi ho preso due pacchi e non lo so, li voglio provare. Poi, mettiamo tutto giù, ho preso uno e due. E sono dei profumatori per ambienti, sapete, quelli che si mettono i bastoncini qua, e questo è il disegno, qua c'è il profumo, si mettono i bastoncini e dovrebbe profumare, insomma, la stanza dove la mettete. E ho preso lavanda e vaniglia, e questi costano 1,99 euro l'uno, 1,99 euro. Non lo so, c'era un'altra signora che voleva sapere come ascoltare il profumo, sentire il profumo, però mi sono fidata perché più o meno la vaniglia quella è, la lavanda quella è, e vediamo se danno il profumo. Allora, ho preso questo qui che sono stata già l'altra volta, quindi più o meno l'ho provato, quindi ci siamo trovati bene, ed è la pasticca. Ora vi faccio vedere, questo qua è per il, come si chiama, per il deumidificatore, cioè questa cosa qua. Per ora vi faccio vedere dove la mettiamo. Noi abbiamo questo qui e vabbè, questo è quello firmato, diciamo, e si mettono queste pasticche, sono bianche e serve per togliere la condensa quando fa freddo, sapete che si forma tutta quell'acqua vicino alle finestre. Ne abbiamo prese e funzionano, fanno il loro lavoro. E queste costano, ne sono tre, e costano 4,99 euro. Calcolate che quelle di marca, una costa anche 5 euro, quindi questo qui conviene. Poi, allora, ho preso questo qui, l'appretto. Questo è una cosa che c'era da Lidl, però non so come mai lo hanno tolto, mannaggia loro. È l'appretto che serve per facilitare la stiratura, soprattutto anche delle camicie. Non so se lo conoscete questo prodotto, però davvero è una mano santa quando stirate. È da mezzo litro, dove c'è scritto da mezzo litro.
quindi è abbastanza. E questo costa, quando l'ho pagato, allora l'apprezzo 1,50 euro, cioè molto buono, calcolando che è grande la confezione, direi che è buono. E poi ho preso questo deodorante che ho pagato, questo è da 400 ml ed è di questa marca qui, sembra la marca dell'apprezzo, 1,29 euro, calcolando che la confezione è bella grande, quindi direi che è ottimo come prezzo. E l'ho preso alla lavanda, sì, siamo fissati con la lavanda. Ho preso, sempre alla lavanda, ho preso questo profumatore per la macchina. Mio fratello ha preso la macchina nuova, quindi gli ho voluto prendere questo qui, era vicino alla cassa. E non so, spero che gli piaccia il profumo, l'ho preso a mio gusto. E questo costa 99 centesimi. Poi ho preso le gomme da masticare, queste erano in offerta mi pare a 1,09 euro, e sono tipo quelle della Vigorsol, non so se ho pronunciato bene la marca, cioè a me il packaging ricorda molto le Vigorsol. Poi ho visto che c'erano anche le Big Bubble, le stavo per prendere però ho detto boh, chissà. Però ho preso queste perché sono, diciamo, le gomme da masticare che uso sempre, queste qua. Quelle alla frutta poi si induriscono, fanno i palloncini, però un po' passa il gusto. Queste invece mi piacciono. Le prendo anche da Lidl, però voglio provare queste. Poi, vicino alla cassa sempre, ho trovato queste qui, delle lamette, i rasoi lamette, sempre là stiamo. E ho pagato... ne sono 20, c'è scritto 20, e costano, allora, rasoio 2,19 euro. Secondo me il prezzo è buono, anche se c'era il prezzo 2,80 euro. È buono perché le utilizzo anch'io, non so se le utilizzate anche voi, le lamette per depilarvi, quelle da uomo, secondo me sono molto meglio rispetto a quelle da donna. Per saperlo prendevo due pacchi, ma se vado la prossima volta sicuramente le ricomprerò. E poi come ultima cosa ho preso, no, quando le ho viste sono impazzita, sono dei mirtilli rossi. Dei mirtilli rossi, vabbè, perché c'è una serie turca che si chiama sorbetto al mirtillo rosso, quindi sono impazzita quando li ho visti, ho detto li devo prendere. E sono dei mirtilli essiccati, sì, non l'ho mai visti da nessuna parte. Zuccherati, mirtilli rossi, zuccherati essiccati, sono da provare così per togliersi uno sfizio. E questi li ho pagati 99 centesimi e il pacco è da 100 grammi. E niente, questo è il mio primo svuota la spesa di Eurospin. Vi ho detto, è un negozio che non frequento mai, però sono stata a Foggia ed era proprio sulla strada dell'ospedale, quindi ho detto dai, ci faccio un giro e vediamo cosa c'è. Ah, poi ho comprato anche questa borsa perché giustamente non era previsto, e questa l'ho pagata 1,39 euro, però è molto bella, capiente, perché poi ovviamente è riutilizzabile. Ecco, e niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!